Il presidente ucraino Zelensky, in videocollegamento con la Camera dei Comuni a Londra, afferma: combatteremo fino alla fine, non perderemo. Finora nel conflitto sono stati uccisi più di 50 bambini. Biden annuncia: gli Stati Uniti vieteranno l'import di petrolio e gas russi. Intanto le truppe russe avrebbero completamente distrutto l'ospedale di Izium nella regione di Kharkiv. La replica di Putin: un decreto firmato oggi dal presidente russo dà mandato al governo di stilare entro 2 settimane una lista di paesi per i quali saranno vietati i movimenti di export e import per salvaguardare la sicurezza della Russia, riferisce la TASS. Il divieto riguarderà, secondo quanto precisa Interfax, prodotti finiti e materie prime. 1 milione di bambini in fuga dall'Ucraina in meno di 2 settimane, questi gli ultimi dati dell'UNICEF, analizza una delle terribili conseguenze di questo conflitto. Sono numeri agghiaccianti, replica il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Intervenire in questa situazione tragica è urgente, come Italia lo stiamo facendo senza perdere tempo, bisogna subito istituire un tavolo parallelo per la tregua umanitaria. Non è tollerabile, non dovrebbe essere neppure concepibile che in questo nuovo millennio qualcuno voglia comportarsi secondo di potenza dei secoli passati, pretendendo che gli stati più grandi e forti abbiano il diritto di imporre le proprie scelte ai paesi più vicini e in caso contrario da aggredirli con la violenza delle armi. Così il capo dello Stato Mattarella, che poi ha voluto ricordare le donne ucraine in occasione dell'8 marzo, madri, lavoratrici, giovani colpite da una violenza inattesa, crudele e assurda. Andiamo al Covid. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 60.191 nuovi casi di coronavirus su 531.194 tamponi, tasso di positività pari all'11,3%, altri 184 morti. Diminuiscono i ricoveri, 213 in meno nei reparti ordinari, 18 in meno nelle terapie intensive, ma aumentano i casi attivi che sono 1.011.521, cioè 3.161 in più rispetto a lunedì. I guariti sono 57.408, meno dei nuovi casi. Sono invece in Lombardia 6.497 nuovi casi di Covid registrati oggi su 82.964 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati anche 9 decessi. Ricordiamo che aumentano i casi rispetto a ieri, anche qui, quando erano stati registrati 1.614 casi su un numero però inferiore di tamponi pari a 19.902. Negli ospedali resta invece stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti d'area medica, 821, cala invece il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, seppure di un'unità, 81 contro gli 82 di ieri. I dati per provincia: a Milano ci sono stati 2.226 casi, di cui 1.029 nella città capoluogo, a Pavia invece 366. A dispetto del trend generale di miglioramento della curva epidemica, dunque, la circolazione del Covid nel nostro paese è ancora elevata. In alcune regioni del centro-sud si intravedono primi preoccupanti segnali di un'inversione di tendenza, con contagi nuovamente in crescita, come nel caso dell'Umbria. Da tenere sotto controllo, avvertono gli esperti, è la frenata nel calo dei nuovi casi, mentre l'occupazione delle terapie intensive si mantiene tutto sommato stabile. Veniamo alla cronaca locale: la cercavano da un anno per una condanna divenuta definitiva, doveva scontare infatti 1 anno, 1 mese e 2 giorni di carcere, ma lei si era nascosta in un camper vicino all'abitazione del coniuge a San Damiano al Colle. Una 26enne residente a Roma è stata rintracciata, arrestata e condotta in carcere. Era scomparso dalla notte precedente, per lui si sono mossi i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino. Alla fine un 41enne pavese si era allontanato volontariamente dalla sua abitazione di via Francana a Pavia. Quando i soccorritori lo hanno visto proprio vicino a casa, era confuso e spaesato, ha spiegato di attraversare un periodo di depressione, per questo dopo aver lasciato un biglietto alla compagna che dormiva, non si è accorta quindi di nulla, si è allontanato a piedi verso i boschi di strada Scagliona. Fortunatamente ha avuto la forza e il coraggio di tornare. Sono iniziati al casello di Groppello Cairoli sulla 7 i lavori di consolidamento del cavalcavia in direzione sud, con conseguente chiusura dell'ingresso verso Genova e dell'uscita da Milano. Si ipotizza la chiusura di quelle rampe per circa 50 giorni, quindi un lasso di tempo più lungo rispetto a quelli indicati inizialmente dalla società Milano Serravalle. Infine il meteo, pronto meteo per mercoledì 9 marzo. In Lombardia ovunque sereno, salvo velature in transito nella notte sulla pianura orientale, temperature minime in calo, massime in aumento, in pianura minime intorno a meno 3 gradi, massime intorno a 13. Tutte le notizie aggiornate con ARPA Lombardia e Trebimeteo sul nostro sito prontometeo.it.
Queste le notizie principali che trovate poi approfondite sui nostri siti pavia1tv.it, itinerarinews.it, lombardialive24.it, oltre alle nostre pagine social. Editore, agenzia Creativamente, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.